stata da lui che ha fatto il film, l'ha pensato, l'ha ideato e l'ha voluto realizzare, l'ha realizzato con un taglio poetico, un taglio particolare che nasce da lui e non da me. Ecco, di solito intanto ecco, vedete, intanto gli ammiratori, ovviamente gli amici salutano Bruno Bozzetto. Aspetta un'intervista, aspetta un secondo, arrivo subito. La domanda che volevo farti è questa, poi passo ovviamente a chiedere al regista cosa ha pensato per farlo, ma è riuscito a trasferire sullo schermo le emozioni, la fatica, l'impegno? Sì, certo, lui ha cercato di passare attraverso la mia vita, i miei ragionamenti, sì, i miei pensieri, per arrivare a quello che è la realizzazione dei film. Quindi c'è un po' il percorso nascosto di questi lavori. Ecco Marco, affrontare una storia, la storia di un contemporaneo, felicemente vivo. Comporta anche proprio una sorta di immedesimazione e comunque di narrazione profonda. Da dove sei partito? No, sì, la prima cosa che voglio dire in realtà è il fatto che in realtà Bruno era molto contento del fatto che abbiamo fatto questo film. Perché in realtà è la prima volta che viene fatto un film su una persona viva effettivamente, per poi si vede, ed è ancora tra l'altro una cosa incredibile, è una cosa incredibile che abbia 80 anni, in realtà sia molto più in forma di me, non ci voglia molto, però effettivamente c'è una vitalità e secondo me era molto importante fare un film su di lui, perché so che lui non vuole essere chiamato maestro, non vuole Salam Aleikhi, però è uno dei 20 animatori più influenti del mondo. In questa classifica che è stata fatta dagli animatori mondiali, in realtà il John Lasseter della Pixar è il 30°, quindi questo ci credo insomma, poco. Ma beh, è un successo del nostro paese anche da un certo punto di vista. No, insomma, l'Italia è davvero capace a produrre genialità di questo tipo. Senti, il momento più bello, si chiede sempre, è quello magari più complicato, quali sono stati? Il più complicato è stato dirigere la pecora, perché lui è una pecora, si chiama Belen, fa quello che vuole, gli entra in casa, insomma gli devasta tutto, e in realtà questo è stato il momento più difficile, far recitare la pecora, il più divertente è sempre la pecora, credo, perché effettivamente insomma il fatto che Bruno Bozzetto viva con una pecora fa molto ridere. Assolutamente. È vivo ed è molto impegnato. È impegnatissimo, ragazzi, una vitalità così davvero, avercene, un cerco, bel esempio. Cerco di sopravvivere bene. Bruno, che cos'è oggi la piacevolezza di trasferire in una figura, in un gesto di matita, sentimenti e magari anche un po' di ironia, un po' di capacità di racconto? Fa parte del mistero, cioè interpretare la realtà e rivederla con occhi particolari, possibilmente umoristici, e quindi è un divertimento ed è una fatica nello stesso tempo, però credo che il lavoro più bello sia proprio il momento della creatività, quando dal nulla si crea qualcosa, qualunque cosa sia, però la si crea, e quello è il momento più bello. In questa nostra contemporaneità che viviamo tutti i giorni, cos'è che ancora ti incuriosisce molto e ti stimola? Beh, sempre l'uomo che continua a peggiorare anziché migliorare, l'uomo che continua a fare stupidate e anche l'uomo che fa scoperte sensazionali, che va su Marte, non c'è ancora andato ma ci andrà. Il contrasto dell'uomo nel negativo e nel positivo, questo è sempre affascinante. Per te Marco, la contemporaneità di questo nostro paese che cosa... che ti segna un po', che ti... Sì, io sono abbastanza d'accordo con Bruno, però a differenza sua sono abbastanza ottimista nella possibilità insomma di mostrare delle cose. Lui è ottimista, io sono pessimista, siamo una bella coppia. Esatto, che possano servire. Io credo che tra l'altro il film dimostri invece che Bruno Bozzetto è molto più ottimista di quanto creda, nonostante sia veramente un entomologo, perché osserva gli esseri umani come se fossero degli insetti, racconta le loro idiosincrasie, i loro problemi, insomma.
però nel farlo in realtà in qualche modo ci sta dicendo possiamo ancora migliorare, quindi lui si dice pessimista ma nei lavori che fa in realtà è molto ottimista. Distruggo per creare. Vabbè, bellissimo, dai. Bozzetto distrugge per creare, noi vi invitiamo ovviamente a vederlo questo film, Bozzetto non troppo, è distribuito questa sera la prima distribuzione a Milano, a Cinema Mexico, a Cinema Mexico tutti i giorni, vi invitiamo ovviamente a vederlo e scriverci cosa ne pensate. D'accordo. Assolutamente, grazie signore, alla prossima ragazzi, ciao.